Poiré volle rinnovare e innovare anche la sua immagine e chiese proprio a Dirib di disegnare il suo storico logo della Maison con questa rosa. Oltre a quello, lui mise dei particolari anche sulle sue fatture, sui suoi biglietti da visita, volle proprio anche il suo nome. Grazie a Dirib fece anche questa cosa qua. Ma oltre a rinnovare la sua immagine a livello proprio di accessori e abiti e immagine di tutto quello che abbiamo detto, di fatture, delle etichette, eccetera, cambiò anche la locazione della sua maison. Prese un hotel particulier del XVIII secolo e ne fece praticamente la sua casa di moda. Ho cambiato il posto dove girare il video perché per questioni di rumore e niente, quindi ritorniamo a Paul Poiret che sceglie di prendere, di cambiare di nuovo il suo negozio e prendere questo hotel particulier del XVIII secolo e gli piace così tanto anche la location che praticamente lui anche nelle scatole lo prende un po' come un logo e quindi saranno sia sulle scatole sia come sfondo delle sue sfilate e anche delle sue feste che tanti dicono che erano molto mirabolanti. Tra 909 e il 1910 iniziò a Parigi un periodo dove praticamente ci fu il boom di questi balletti russi. C'erano questi artisti russi che erano arrivati fino a qui e che facevano questi balletti. Però quello che sconvolse di più e che piacque di più anche alle persone è il fatto che erano abituati a vedere i balletti di danza classica con il tutù e il tulle. Invece questi danzatori avevano una danza diversa perché avevano un'etnia diversa e vestivano diversamente. Questi vestiti hanno tantissimo a che fare anche con i vestiti di Paul Poiret, che infatti gli dissero che lui aveva copiato palesemente questi abiti che arrivavano appunto dalla Russia. In realtà, non, cioè lui dice, non in realtà, lui dice che era proprio arrabbiato perché lui dice appunto che non aveva nulla a che fare con quello con lo stile dei danzatori e che lui non aveva preso l'idea da lì, però da quel momento in poi Paul Poiret tolse tutti questi abiti che ricordavano questi danzatori e dai suoi modelli. E non si ispirò più a quello stile lì, ma si ispirò da qui, si ispirò tantissimo invece allo stile orientale e allo stile più etnico. Il punto di passaggio fu il jupe entravé, che è questa gonna lunga, molto dritta, che veniva serrata da una cintura a livello delle ginocchia. Che cosa fece però questa cosa? Che chi la indossava non riusciva a muoversi, non poteva, cioè portava la persona praticamente a slittare piano piano con dei piccolissimissimissimi movimenti. E tutto questo andava contro a quello che lui aveva fatto fino ad ora, perché lui aveva tolto la biancheria pesante, aveva tolto questi corsetti, no? Quindi andava veramente contro a tutto quello che aveva fatto fino a quel momento. Probabilmente fu un esperimento per cercare un modello nuovo, dei nuovi modelli, oppure magari per mettere proprio freno a questo movimento di liberazione che era partito un pochino anche da lui, perché in realtà Paul Poiret non vestiva delle suffragette, non vestiva delle donne intellettuali, vestiva delle donne del bel mondo che non avevano nulla a che fare con la vita reale, non avevano nessun rapporto.
Paul Poiret aveva liberato nei suoi modelli la donna dalla forma del corpo, dal proprio corpo. Non l'aveva liberata in realtà dal suo ruolo, ed è quello che era poi la Belle Époque. Quindi il ruolo non era più quello di una madre o di o una moglie da mostrare, cioè c'era proprio questa volontà anche da parte sua di vedere la donna come femme fatale oppure proprio fatata, proprio come si può immaginare, come una fata che corre sull'acqua o cose simili. Era questo il pensiero che aveva Paul Poiret, e si discostava tantissimo dalle lotte di emancipazione femminili e dall'istruire, diciamo, la donna. Questa cosa si concretizzò l'anno successivo, quando lui, cioè era normale che facesse così tanto rumore questa cosa. C'è un capo d'abbigliamento che ha sempre diviso in genere maschile e femminile la moda, che è il pantalone. Lui però, come abbiamo detto, non vuole la liberazione della donna, cioè non gli interessa. Però lui che cosa fa? Fa proprio questi pantaloni, che sono dei pantaloni da harem, che hanno questa sopravveste che arriva fino al polpaccio. Sicuramente, cioè, questa è proprio l'evoluzione che ha Poiret. Però per i tempi che correvano comunque non poteva passare inosservata, questo capo non poteva passare inosservato. Questo capo diede questa immagine di donna colta e raffinata, che però in realtà non era questo, cioè colta e raffinata, ma questo era solo un'allusione, perché in realtà questo tipo di vestiario era stato preso dalla prima edizione, che era stata tradotta in francese delle Mille e Una Notte, ed era palesemente ispirata allo stile orientale, dove la donna doveva essere bella, sensuale e diciamo anche come solo oggetto. Tutta questa impressione venne confermata poi nell'anno dopo del 1907, quando viene fuori questi altri libricini, perché lui continua a farli per presentare le proprie collezioni, i propri modelli, quando esce fuori altri modelli ispirati palesemente all'Oriente, come anche dell'anno prima, però questa volta con segni molto evidenti della sua ispirazione, tipo dei simboli, dei segni e delle decorazioni sui vestiti che riportavano comunque a quelle culture. Questo libricino, in realtà è un album, fu l'ultimo che produsse Paul Poiret, perché Vogel, finalmente Lucien Vogel, capì che era una bella idea di pubblicità, e quindi chiamò dei couturier e cercò di chiedere di aderire a questa cosa, di metterlo nelle riviste. Appunto, nascono queste riviste che sono a pagamento, di ispirazione proprio degli album che ha fatto Poiret, che si chiama appunto La Gazette de Bon Ton. Però la sperimentazione della pubblicità, nell'ambito pubblicitario, non si fermò qui da parte di Poiret, perché appunto tutti ricordano, cioè la fantasia che colpì tantissimo a quel tempo fu appunto questa serata chiamata la 1002esima notte. E appunto nel 1911, il 24 giugno, Poiret invita, cioè vuole fare, cioè praticamente inventa una cosa spettacolare. Lui praticamente riesce con la sua creatività e quello che lui immagina a farlo vedere anche agli altri. In che modo? Invita delle persone nella sua maison, quindi in questo parco bellissimo, in questo hotel particulier, e li fa praticamente come se fossero attori. Cioè lui scrive praticamente un copione, che è anche
un qualcosa di psicologico e praticamente tutti hanno partecipato a questa specie di commedia che lui aveva praticamente scritto in un copione. E 20 anni dopo Poirée continua a pensare a quella serata dove lui è riuscito effettivamente a far vedere quello che aveva in testa, proprio sia a livello psicologico che creativo. E lì si è proprio visto la teatralità della personalità di Poirée e come anche Ducette invece l'avesse visto anche per primo in realtà. E ci furono delle critiche dicendo che comunque lui aveva fatto tutta questa cosa, perché anch'io sono partita dicendo che era una trovata pubblicitaria. Lo era. Però lui proprio si arrabbiò quando ci furono queste critiche dove dicevano: no, tu l'hai fatto per pubblicità, per pubblicizzarti. Poi tutto sommato non c'è neanche problema. Però lui si era proprio arrabbiato perché lui non voleva essere definito un imprenditore o un sarto, cioè lui era un artista. Cioè, per lui, lui per se stesso era un artista. Però dai suoi scritti emerge a volte della sincerità, perché appunto nel 1910 lui parte per una specie di tour, per l'Europa, toccando Cracovia, Mosca, Francoforte, eccetera, per mostrare le sue collezioni e appunto dai suoi scritti si nota che comunque qualcosa doveva fare perché non bastava, fare l'abito e metterlo magari in una vetrina, doveva comunque pubblicizzarsi, quindi in realtà dagli scritti un po' di sincerità emerge, però sempre un po' celata dietro all'ego enorme che aveva Poirée. Ci furono degli incontri molto particolari a Vienna, dove Poirée capì che non c'era più distinzione fra arti minori e arti maggiori, nel senso che tutto poteva essere un'arte, dalle posate di Hoffmann, ai quadri di Gustav Klimt, che conobbe tutti e due. Con grande entusiasmo Poirée sposa questo pensiero, che non c'era più divisione di arte, e quindi tornato a casa apre l'atelier Martin, dove praticamente ci sono delle ragazze che possono esprimere in qualsiasi arte la loro creatività. Questo perché sceglie delle persone che non sono state ancora plasmate da quello che è la moda, da quello che vedono in giro. Quindi la creatività ha libero sfogo, non ispirandosi a tutto quello che c'è lì attorno, tutte le tendenze che ci sono. Il risultato di questo esperimento, perché fu un altro esperimento, fu appunto delle innovazioni e fu anche il discorso che Griff di moda poteva veicolare non solo qualcosa di abbigliamento, ma anche altro. Quindi l'atelier Martin fu dotato di un negozio, quindi di un punto vendita, dove venivano vendute appunto queste creazioni. Purtroppo però era a livello dilettantistico, quindi in realtà questa spaccatura che voleva Poirée non si concretizzò. Però un successo decisamente maggiore derivò dal fatto che Poirée fece appunto i suoi profumi e si appoggiò a Midi, che era questo laboratorio farmaceutico. E nel 1911 fu messo a punto il primo profumo. Però lui non si fermò qua, nel senso che oltre al fatto che tutto quello che riguardava anche la pubblicità sul prodotto, quindi sul profumo, lui ci mise sempre mano, però anche l'atelier Martin praticamente fecero tutte le bottigliette, decorarono le bottigliette, eccetera. Aprì anche una sede di cartonage, quindi dove facevano le scatole, e più andava avanti, più aggiungeva dei prodotti che erano dei prodotti di bellezza come la cipria, dei mascara, eccetera. Però era la prima volta che un couturier veniva associato anche a dei prodotti di bellezza.
Ormai la fama di Poirée era consolidata, non aveva più bisogno di tutto quello che aveva fatto prima per pubblicizzarsi. Ormai tutti aspettavano che uscisse i suoi modelli, la sua jupe culotte non faceva più così tanto scalpore, che appunto uscì un nuovo modello ispirato alla jupe culotte che si chiama Abajur, che appunto questa sopravveste arriva invece fino al ginocchio ed è molto ampia. E non ha più bisogno di affermarsi nel mondo della moda perché tutti aspettano che escano dei nuovi modelli. Oltretutto anche nei movimenti artistici, quindi nel genere artistico, nell'ambiente artistico, lui non si deve più affermare, anche perché persone di molto rilievo, comunque molto famosi, tipo Deren, visitano spesso casa sua, quindi lui è entrato proprio in questo mondo. Nell'autunno del 1913, Poirée e sua moglie Denise decidono di fare questo viaggio pubblicitario perché appunto i maggiori clienti delle maison parigine non erano i parigini, non erano chi era in Europa, in realtà i maggiori clienti erano negli Stati Uniti. Allora Poirée decise di andare negli Stati Uniti e fare questo tour pubblicitario, dove Denise divenne poi praticamente la modella che si esponeva a lei, si vestiva con i modelli di Poirée, perché purtroppo quando si sono messi in viaggio hanno fatto un controllo delle valigie e non gli hanno lasciato il film delle sfilate. Aveva girato un film delle sfilate da poter far vedere. Solo che per paura che ci fosse un contenuto pornografico sopra il film, praticamente trattennero il film e lui dovette per forza vestire Denise come una modella. Poi l'anno dopo arrivò la guerra e Poirée viene assoldato nella fanteria, solo che come sarto però tornò a casa e lo misero a lavorare nel Ministero dell'Archivio di Guerra. Praticamente collaborò alla Fête Parisienne, dove partecipò anche Vogue, dove praticamente i couturier francesi partirono verso gli Stati Uniti per fare queste sfilate e per vedere l'haute couture francese. In realtà questi incontri avevano un doppio scopo, nel senso che sì, era di far vedere quello che stavano facendo i couturier, ma in secondo luogo era per comunque avere delle alleanze, per far sì che gli Stati Uniti aiutassero i francesi nella guerra. La guerra fece molta difficoltà fra i couturier, anche Paul Poiret comunque ebbe dei problemi e in effetti tutti pensavano che dopo la guerra non ci sa cioè si sarebbe tornati come prima che iniziasse, in realtà no, cambiò tutto. Purtroppo Poirée dalla guerra uscì veramente male, nel senso sia a livello economico sia a livello umano. Economico perché lui purtroppo dovette o vendere o ipotecare le sue proprietà, e a livello umano perché arrivata la febbre, l'influenza spagnola. Praticamente lui perse due figli, Gaspar e Rosine, e purtroppo anche con Denise, la moglie, non andava piuttosto bene. Qualche anno dopo, infatti, divorziarono. Quindi, nel momento dell'armistizio, Poirée si ritrovava con una grife da rilanciare e con una somma di denaro che non poteva per rilanciarla perché era troppo poca. Allora decide con suo figlio e con un altro, con Dufy, parte per il Marocco. Lì riscopre proprio la cultura marocchina e quindi lui ritorna proprio con il Marocco negli occhi, torna con la voglia di fare degli abiti, di fare la sua arte, ispirandosi all'Oriente e con la voglia di festeggiare la fine della guerra. Quindi nel giardino della sua maison installò una tenda araba che chiamò Oasis.
dove praticamente ogni sera c'era una serata danzante, una sfilata. E lui chiedeva anche ai vecchi clienti che vestivano la Belle Époque di venire, anche perché si stava instaurando questo stile, come noi diciamo l'americanata, si stava instaurando in Francia e quindi lui voleva creare questo ponte di collegamento fra la Belle Époque, quindi dei suoi clienti di anni prima, con invece lo stile che stava prendendo piede anche in Francia. Quindi i suoi modelli diventano dei modelli molto lussuosi, molto ricercati, sia nella manipolazione, nella confezione, sia per i ricami, sia per tutto quello che riguarda l'accessorio nell'abito, diventa molto più ricercato e trae ispirazione dal Marocco, da arrivare dalla Cina all'Egitto, dalla Spagna, arriva proprio questo stile lussuoso. Fra il 1921 e il 1922, Poiret provò a rimettere nel giro della moda, nel giro delle tendenze, la gonna fino alle caviglie. Purtroppo, cioè, solo alcune signore che erano nostalgiche la comprarono e infatti la sua maison non stava andando bene. Non è proprio un caso il fatto che gli furono commissionati dei lavori per costumi teatrali. Perché comunque lì la sua creatività poteva essere usata. In realtà però nell'haute couture lui stava perdendo veramente tanto, la sua maison stava perdendo veramente tanti clienti. Quindi l'enfatizzazione che dava Poiret del lusso e della teatralità purtroppo allontanò tanti clienti, quindi anche dalla produzione di questi abiti. Nel 1922 negli Stati Uniti gli era parso che poteva ritrovare una parte di quel successo che aveva avuto anni fa, ma purtroppo anche negli Stati Uniti stava prendendo piede questa tendenza alla garçon che stava dando vita al successo di Chanel. E vi metto, ho fatto il mio primissimo video è di Chanel, ve lo metto qua se volete andarlo a vedere, è un po' lunghino, forse anche questo sarà un po' lunghino perché c'è tanto da dire. E quindi nulla, purtroppo Poiret deve fare i conti col fatto che lui è veramente tanto passato di moda. La soluzione temporanea che trovò era affidare la sua maison a delle persone che la amministravano e cercassero di tirarla un pochino su, ma purtroppo non successe e infatti lui dovette affidare tutte le sue cose ai banchieri e appunto vendette tutto. Il 24 dicembre del 1924, praticamente lui organizza il ferimento della sua maison da Rue d'Antin al Rondeau Point degli Champs-Élysées e trovò un'altra trovata pubblicitaria. Che cosa fece questo 24 dicembre? Praticamente fece capire alle persone dando fuoco alla sua vecchia maison che bruciò, che praticamente lui si era trasferito per questo incendio e quindi tutti gli invitati quella sera dovettero trovare, tra virgolette, rifugio nel nuovo atelier che Poiret aveva aperto. Questa sede riuniva tutto, cioè riuniva anche l'atelier Martin, quindi riuniva sia gli abiti, sia gli accessori, sia i tessuti d'arredo. Nel 1925 a Parigi si doveva tenere l'esposizione internazionale delle arti decorative e moderne, ma il consiglio di amministrazione della società che in realtà aveva fondato lui rifiutò di sostenere le spese necessarie per la sua partecipazione. E quindi Poiret che cosa fa? Vende Rosin, vende l'atelier Martin per far fronte lui stesso e da solo alle spese che doveva affrontare per partecipare. Lui che cosa pensò? Pensò di fare queste tre zattere dove in una esponeva i suoi abiti, nella seconda esponeva i profumi e nella terza c'era un ristorante. Queste tre zattere che erano state anche decorate dall'atelier Martin erano appoggiate sulla Senna
riscosse un grande successo in realtà a livello giornalistico, ma purtroppo la clientela e le persone boicottò questa, praticamente questa sua idea, e quindi quello che doveva essere un rilancio della Maison, cioè, fallì miseramente. Quindi ad arrivare fino al 1926 praticamente Poiret non avrà neanche più niente, neanche le tre zattere dell'esposizione internazionale che aveva fatto, aveva perso tutto. L'idea della tendenza e della moda di quel momento era così lontano dalla visione di Poiret che lui non faceva altro che criticarlo, perché non gli piaceva, perché lui non la capiva, perché non era nelle sue corde. E quindi lui si limitava proprio solo al criticare. E non poteva accettare che le donne fossero vestite come un orfanotrofio in uniforme. Che non voleva accettare è che l'America aveva influenzato tantissimo la Francia e soprattutto Parigi nel mondo della moda. Non voleva accettare il fatto che tutto quello che era la Belle Époque fosse cambiato per colpa della guerra. E non accettava il fatto che la donna non voleva più vestirsi con fronzoli, non voleva più vestirsi così scomoda. Era una donna ormai indipendente, libera, e quindi lui non riusciva ad accettare proprio i modelli miseri, come disse lui, di Chanel, perché Chanel stava prendendo piede in una velocità veramente disarmante. Quindi nel 1927 purtroppo ci fu la rottura anche con la direzione amministrativa della sua Maison, e quindi praticamente venne cacciato dalla sua Maison, non potendo più usare il suo nome. Fondò un'altra Maison, mettendo come nome il suo numero telefonico. Però non andò avanti per molto tempo. E nel 1933, in seguito al successo che riscosse pubblicando le sue memorie, fu chiamato dai grandi magazzini Printemps per hanno chiesto di realizzare ogni anno delle collezioni diverse, ma anche questo purtroppo non andò avanti, più nessun'altra cosa, e poi morì. E qui finisce la carriera di Paul Poiret. E vorrei lasciarvi con uno scritto dalle sue memorie che scrisse appunto nel 1930. Sono solo, sì signora, solissimo. Anche se mi restano alcuni amici e ho dei nipoti che adoro e che credo mi vogliano bene, benché li sgridi spesso, perché vorrei che sapessero tutto quello che so io. Sono tornato con passione alla pittura, che ho sempre amato e praticato, e nulla mi sembra più bello che esprimere con i colori. Quasi fossero grida che si levano, tutta l'emozione che mi suscita lo spettacolo della natura. Mi hanno proposto di rimettermi in attività, potrebbe succedere, mi sento molti abiti sotto la pelle. Siamo arrivati anche adesso alla fine del video, mi dispiace se sarà un pochino lungo, però c'era tanto da dire anche su Paul Poiret. E spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like e seguitemi. Vi mando un grosso bacio. Ciao, alla prossima, giovedì. Ciao ciao!